La collezione degli uffizi si arricchisce di quattro grandi tele con raffigurazioni mitologiche di Giovanni Domenico Ferretti, uno dei più importanti pittori fiorentini del Settecento. Donate da Liliana Federici d'Orazio e restaurate recentemente, saranno posizionate nel corridoio vasariano e successivamente nelle nuove sale che saranno dedicate al Settecento il loro destino naturalmente è una sala autonoma tutto un ciclo, parte di un ciclo non so se sia completo o meno comunque sicuramente un ciclo decorativo di un palazzo nobile quindi devono restare insieme e devono restare insieme in una sala di quelle che saranno dedicate al Settecento e che quando le avremo eh, saranno allestite insieme, e queste andranno insieme alla, a un'altra opera sempre del Ferretti che, con cui è stata confrontata e che anzi è stata adottata come parametro cronologico per datare anche questi. Siamo intorno al 1735. Le quattro tele di Gian Domenico Ferretti sono un'importante aggiunta al patrimonio permanente della Galleria degli Uffizi e vanno anche a integrare e a arricchire una fascia cronologica di presenze artistiche, quella del Settecento che ha effettivamente nella galleria un po' meno risalto rispetto ai grandi capolavori del gotico del Rinascimento. De quattro dipinti tre raffigurano scene di satiri, raccolgono grappoli d'uva o si bagnano in un fiume. La quarta tela rappresenta una Diana con arco e frecce addormentata sotto un albero con due putti in volo e i suoi cani a riposo. Una ricca gamma di colori che varia dall'azzurro al verde, colorismo in stile veneziano unito ad un disegno anatomico dei corpi in stile fiorentino. Un punto d'incontro tra le arti della penisola che è ben documentato in queste splendide scene profane dove vediamo dispiegarsi un repertorio mitologico per di particolare freschezza e godibilità valorizzato anche dal restauro. Nella collezione degli uffizi, come ha sottolineato il direttore Antonio Natali, il Settecento è il secolo che più di altri ha bisogno di nuove accessioni. Un arricchimento particolare, soprattutto perché eh, riguardano proprio uno, uno dei secoli che è meno ricchi, anche se è parimenti ricco ovviamente, ma uno dei secoli meno ricchi. Per cui l'idea di poter annoverare un'accessione importante per un secolo che è quello che più di altri, lo richiede e eh, costituisce un'ulteriore importanza eh, per, questa, per questa donazione. Per la qualità delle opere ma anche per l'autore che è un pittore fiorentino e quindi ovvio molto, siamo molto contenti di ospitarlo e di aumentare i suoi numeri nella collezione degli Uffizi perché ci sono già delle opere di Giovanni Domenico Ferretti, eh, il suo autoritratto, una crocifissione, alcuni bozzetti però come eh, vedete insomma queste tele eh, sono molto Interessanti, singolari anche per i soggetti, molto attraenti, trovo, anche molto moderne e piacevoli per un pubblico contemporaneo. L'atto stesso della donazione è davvero molto benemerito. La signora Liliana Federici, che con il marito aveva già potuto prestare queste tele ad una grande mostra, si parla ormai di 40 anni fa, ha ritenuto che l'approdo definitivo nella Galleria degli Uffizi fosse il destino migliore per questi loro grandi beni artistici. Il restauro condotto da Lucia e Andrea Dori e diretto da Valentina Conticelli ha ridonato alle tele l'intensa luminosità tipica dell'arte di quel secolo. Storie di uomini che aiutano altri uomini, storie che la memoria non deve e non può cancellare, storie di eroica amicizia e di solidarietà. Stiamo parlando dei giusti tra le nazioni, tutti coloro che, durante lo sterminio nazifascista, aiutarono a salvare chi rischiava la deportazione nei campi di concentramento e quindi la morte. Questa è l'onorificenza più importante assegnata dallo Yad Vashem, il Museo dell'Olocausto di Gerusalemme. In tutta Italia sono 563 i giusti e di questi 107 sono toscani. A queste eroiche persone è stato dedicato l'ultimo libro di Alfredo De Girolamo, Gino Bartali e Giusti Toscani, realizzato con il contributo della Cassa di risparmio di San Miniato e del quotidiano La Nazione. Ma secondo De Girolamo, cosa ha portato i giusti a comportarsi in modo diverso? grande spontaneità, nessun calcolo politico, eh, grande coraggio, amicizia, eh, voglia di giustizia. Ecco, eh, segnalerei questi eh, dalle storie che ho letto di tutti e 107 i giusti toscani, eh, non c'è assolutamente nulla che possa lontanamente far immaginare che si sia fatto o per essere ricordati un giorno, vale la storia bellissima di Gino Bartali o perché c'era una pura convenienza politica. Nel libro si ricordano tutti i giusti toscani con uno spazio maggiore in apertura alle storie di Gino Bartali, Vittoria Valacchi, Arturo Paoli e Giovanni Gelati. La Toscana anche per la sua collocazione geopolitica in quegli anni è stata una regione che ha ospitato tantissime di queste figure, sono a oggi quelli accertati da Yad Vashem circa il 20% di quelli a livello nazionale. E tantissime storie belle, vive, di figure eh, che in ogni provincia della Toscana hanno contribuito a salvare la vita a migliaia di ebrei. Quindi è un modo eh, per ricordare una pagina molto dolorosa della nostra storia di persecuzione eh, di un popolo, ma anche una pagina luminosa perché in questa persecuzione c'è stato chi si è ribellato e ha messo a repentaglio la propria vita per salvare la vita ad altri. Il ciclista toscano Gino Bartali, insegnito alla memoria come Giuso tra le nazioni, ha salvato decine di persone, poi sopravvissute a rastrellamenti, grazie ai documenti che trasportava nascosti nella sua bicicletta, percorrendo chilometri e chilometri da Lucca a Genova fino ad Assisi, documenti fondamentali per restituire agli ebrei italiani una nuova identità che gli consentisse di scappare. Una tradizione, voglio dire che la Toscana è ben viva perché eh, credo che circa un quinto dei giusti eh, che lo Stato di Israele ha riconosciuto all'Italia sia proprio qui in Toscana. Poi abbiamo avuto la... Cigliegina finale, se così si può dire, con l'individuazione anche di Gino Bartali, una figura a cui tutti siamo molto legati, di cui era noto lo slancio, la generosità, l'altruismo e che con questo riconoscimento ha avuto un ulteriore squarcio sulla sua personalità. Tra le altre storie, quella di Vittoria Valacchi, anche lei, giusta tra le nazioni, 98 anni, fiorentina, che insieme alla zia Elena Cecchini nel 1943 nascossero una famiglia ebrea dai rallestramenti nazifascisti, padre, madre e tre figli piccoli, rischiando in questo di essere denunciati ogni qualvolta portavano loro cibo ed altri beni di necessità per il loro sostentamento. E oltre a queste, tante altre storie di eroismo e solidarietà. Noi oggi presentiamo quattro casi. Uno di questi casi uno gli può mettere i fiocchetti che vuole, può dire sì, professionista stimato, sempre stato antifascista. Sì sì va bene, tutto quello che vogliamo, ma era il potestà repubblicino di un piccolo centro. E per essere il potestà doveva essere iscritto al Partito Fascista Repubblicano. E lui ha fatto quello che ha fatto, è diventato un giusto fra le nazioni. E noi abbiamo personaggi come Perlasca. Fascista convinto tutto d'un pezzo, eccetera, che ha salvato centinaia di persone. E quindi c'erano le possibilità di fare tutto questo. Non sono state fatte. Quindi, in fondo, i giusti sono anche un richiamo a chi giusto non è stato e avrebbe potuto esserlo testimonianze di vita ed esempi soprattutto per le nuove generazioni, anche perché in questo momento non bisogna abbassare la guardia contro l'antisemitismo anche in Europa. Quello che bisogna fargli capire è che queste cose non è che non dovevano succedere ieri, è che non devono succedere da oggi in poi, perché anche oggi ci sono i perseguitati e quindi anche oggi ci sono quelli che sono che potrebbero essere giusti fra le nazioni perché uno che dice io voglio essere lasciato in pace e a me gli extracomunitari, e a me i negri devono rimanere in Africa e non rompermi le scatole, non è migliore di quello che nel 1944 diceva ma io non mi, non mi voglio invischiare perché altrimenti le SS fucilano anche me. È allo stesso livello e quindi bisogna stare attenti perché siamo, si fa presto a giudicare severamente per il passato e ad assolvere noi stessi per il presente. Quindi attenti ai giusti e ai non giusti del domani. Questo è il punto. Il libro Gino Bartali e Giusti Toscani fino al 25 febbraio potrà essere acquistato in edicola insieme alla nazione al prezzo di 1,60 euro.